Personaggio di grande spessore a livello musicale, artista genuino e carismatico, Andrea Chimenti è stato ospite del Festival Indipendente presso la Casa del Popolo di Bottegone con la direzione artistica di Lorenzo Del Pero. Un concerto in trio aperto dai Blu Agata, che ha visto Chimenti presentare il suo ultimo album Il deserto, la notte e il mare, che ha avuto eccellenti recensioni dalla critica, ma anche per ripercorrere 40 anni di carriera, iniziata nel 1983 come cantante dei Moda, uno dei gruppi capostipiti del rock e della new wave italiana, per poi dal 1990 iniziare la carriera solista. Sentivo la necessità di iniziare un percorso tutto mio, come spesso accade ai gruppi, insomma. Quindi con 92 è uscito il mio primo disco da solista, La maschera del corvo nero, e da lì è iniziata la mia storia. Il deserto della notte e il mare è un titolo che in realtà vuole parlare un po' della condizione nostra occidentale, no? Un deserto culturale, una notte dei tempi che stiamo vivendo. Il mare è un po' la distanza che ci separa da un possibile futuro approdo, chi lo sa, ma è anche una condizione reale che molti popoli si trovano a vivere, a dover attraversare letteralmente quello che è un deserto e quello che è il mare. E quindi tre parole che stanno un po' a disegnare il nostro tempo. La difficoltà di fare un festival di questo tipo non è soltanto relativa all'organizzazione, quindi a tutta la logistica, ma è anche relativa al fatto che viviamo un'epoca pandemica, per cui con le restrizioni anti-Covid si sono amplificate quelle che sono le normali difficoltà nell'organizzazione di un festival. Forse ci siamo sfiorati dal tumore, come imbarcazioni che passano.